Nuova protesta in Calabria degli LSU e LPU calabresi, perché nel decreto omnibus che dovrebbe essere discusso oggi, approvato oggi al Senato, mancherebbe l'emendamento che prevede il finanziamento di ulteriori 38 milioni di euro a favore degli LSU e LPU calabresi. E il problema non nasce da stamattina, nasce in queste ultime settimane. Qua non debbono praticamente mettere altri soldi per la Calabria, io vorrei puntualizzarlo questo. I soldi già ci sono, sono 50 milioni di euro che ha stanziato il governo nazionale grazie alla lotta fatta dai sindacati e dai lavoratori, e poi ci sono altri 38 milioni di euro che il governo regionale, sotto nostra sollecitazione e grazie anche a una sua sensibilità, ha deciso a inizio anno di mettere a disposizione per la contrattualizzazione di queste persone. 38 milioni di euro storicizzati, cioè non stiamo spendendo un euro in più rispetto agli altri anni, noi stiamo chiedendo solamente al governo nazionale di utilizzare i 38 milioni di euro del governo regionale per il pagamento degli stipendi dei lavoratori. Questo purtroppo non ce lo fanno fare, è assurdo, inaccettabile. Noi siamo qua e non ci fermeremo per gridare questa vergogna, un governo nazionale assente e penalizzante nei confronti della Calabria. Chiediamo con forza ai nostri parlamentari, che tranne pochi sono totalmente assenti, di arrabbiarsi, indignarsi come questo governo e fare tutto quello che gli è possibile affinché il governo nazionale Renzi cambi direzione come della Calabria. Come mai mancherebbe questo emendamento in favore degli LSU e LPU? Non si capisce, e questa è la cosa più brutta. Mettono da parte la possibilità ai sindaci di contrattualizzare senza un perché. Noi anche ai sindaci diciamo di intervenire, perché è vero che spesso e volentieri sono con noi in piazza, però ce ne sono anche tanti altri che ne stanno a casa. In realtà questa è una battaglia non di 5.000 lavoratori calabresi, è una battaglia di tutti i calabresi, perché se dovessero venire a mancare i 5.000 lavoratori nei comuni, i calabresi tutti non potrebbero usufruire dei tanti servizi che in questi anni hanno usufruito. Adesso basta. Un grido d'appello anche all'ANCI, che non può stare ferma. L'ANCI deve intervenire, deve stare al nostro fianco. Adesso basta. La mobilitazione è unitaria di tutti i lavoratori socialmente utili di pubblica utilità. Noi siamo stanchi di un governo che continua a essere ostile alla Calabria e ai calabresi e diciamo basta. Il problema è un problema semplice, andava fatto un emendamento, un semplice emendamento per risolvere un problema che l'anno scorso noi abbiamo conquistato sul campo qui, venendo a mobilitarci con tutti e 5.000 lavoratori. Non è possibile che una cosa normale, assolutamente normale, un emendamento venga fatto pagare ogni volta con la lotta e con la mobilitazione. Allora diciamo questo, siamo stanchi. La Calabria non ha più tempo, il tempo è scaduto, quindi o oggi arrivano le determinazioni da parte del governo e quindi risolvono un problema che loro hanno creato, o altrimenti la lotta sarà dura e non ci fermeremo qui.